Sostenere la battaglia di Piero Marrese, candidato presidente del centro-sinistra alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile prossimi, per assicurare il giusto riscatto di una terra alla Basilicata che si merita un futuro migliore. Così la segretaria del PD Eli Schlein dal Cineteatro Don Bosco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale dei candidati Dem. Ragazzi, siamo in Basilicata, siamo qui a sostenere Piero Marrese in questa giusta battaglia, che è una battaglia di riscatto per una terra che si merita un futuro migliore. La sanità pubblica sta cadendo a pezzi per effetto dei tagli e della privatizzazione strisciante portata avanti da questa destra. Abbiamo un presidente di regione che si è disinteressato del fatto che gli ospedali si stavano svuotando. Il primato triste di Bardi come presidente è aver visto in questi 5 anni moltiplicarsi i lucani che si vanno a curare in altre regioni perché non riescono ad accedere alle cure in questa regione. Il Partito Democratico non lo accetta. Sono orgogliosa che il nostro candidato Piero Marrese abbia messo la sanità pubblica alla prima priorità di questa campagna elettorale. Tra l'altro stanno dando il colpo di grazia a questa sanità pubblica, specialmente in Basilicata, con la pessima autonomia differenziata che vuole spaccare il paese in due. Non c'è riscatto per l'Italia senza il riscatto per il Sud. Lo voglio dire da una città dove un pessimo sindaco leghista non chiede conto al suo partito di un'autonomia differenziata che vuole spaccare questo paese a danno della Basilicata, dei cittadini lucani e dei cittadini di Potenza. E trovo una vergogna che amministratori come questo sindaco e come il presidente di Regione Bardi, che ha dato parere favorevole all'autonomia differenziata, antepongano l'interesse politico e di partito all'interesse dei lucani.